Ciao, bentornati sul canale. Quindi oggi parlo in italiano che voglio spiegare. Allora, vi voglio spiegare come faccio le musichette. Quindi, allora, da OBS devo fare. Ecco qua, vedete, magia. C'è la magia. Il programma che uso si chiama OBS ed è un canale abbastanza professionale. Quindi da computer entrate su qualsiasi video, dal dashboard, andate su contenuti, andate su qualsiasi video, spam. Qui avete details, dettagli in italiano, dove potete mettere un ottimo titolo, la descrizione io consiglio, quindi che ne so, se siete un canale italiano, in questo video parlo di, e mettete il titolo del canale, parlo di aggiornamento canale, nuova station, bla 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 bla. Se vi piace, condividete con i vostri contatti, perché comunque dovete fare quello che si chiama call in action, cioè dovete coinvolgere lo spettatore e dirigerlo come se foste l'hostess del canale a quello che deve fare. Quindi se avete la playlist, gli dovete dire la playlist è qui. Se avete un altro video collegato, l'altro video è qui, quindi dovete fare tipo capire alla, perché purtroppo quelli che guardano YouTube sono pigri, quindi gli dovete spiegare tutto, che non ne hanno voglia, quelli sono nel divano, mentre noi creatori ci sbattiamo a mille per capire come coinvolgere di più lo spettatore. Chiusa parentesi. Quindi torniamo all'editor. Quindi qua vedete che c'è l'editor. Quindi ignoriamo, via, tanto non è successo niente. E quindi qui vedete che c'è regola e taglia. Regola e taglia già un editor, capito? Avete già un editor su YouTube dove potete tagliare le parti, magari che hanno il copyright, perché qualcuno mi chiede, ma se c'ho il copyright, ecco qua, regola e taglia. Sfoca. Sfoca serve per sfocare delle parti del video, che ne so, se c'è un logo che vi può creare problemi, o se c'è un bambino, se c'è qualcosa che non volete mostrare nel video. Qui abbiamo schermata finale molto importante, perché alla fine del video dirige lo spettatore, su altri video. Quindi andiamo su audio. Quindi fate una ricerca qua, che adesso è questo video è tecnico, quindi potete scrivere, perché è tutto in inglese, dovete cercarvi su Google le parole in inglese. O studio metto. Quindi qua ci sono delle canzoni che hanno il tag studio e ve le ascoltate. Questa non è male, penso. Oppure c'è questa. Quindi quale ascoltate? Ok, questa mi piace. Quindi clicco stop e metto su. Aggiungi. Quindi è aggiunta nel video. Questo solo da PC per adesso. Poi non so se devono fare l'update. Quindi andate su. Regola livello mix e mettete il volume basso, medio basso, perché se no la traccia vi prende tutto l'audio. Quindi questo è anche un piccolo programma di mix che musicale. E quindi riproducete e regolate l'audio. Quindi è troppo alta questa traccia perché non si sente la mia voce, quindi piglio e la metto ancora più bassa. Poi se ho il microfono, fate come me, se ho le cuffie meglio è il microfono, che io sto usando solo quelle del PC. Se avete le cuffie è meglio farlo con le cuffie quando state usando un programma di mix. Andiamo adesso, meglio. Quindi questo video
Che ne so, mi ascolto altre tracce. Tac, vediamo, ascoltiamo questo. Sbarazzina. Sì, potrei metterlo. Perché col passare del... più fate video, più vi accorgete qual è la migliore musica. Quindi il segreto, quello è fare video. Quando fate tanti video, poi capite qual è la musica migliore. Perché la maestria comunque... ci vogliono anni, no? È che anche YouTube per diventare maestro là, o capire come fare l'angolazione giusta, le luci giuste, la musica giusta, ci vogliono anni. Quindi dovete avere una pazienza non grande, di più, gigante. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Anzi no, continuiamo perché qua comunque ascoltiamo, va. Il personaggio. Questo è troppo basso. Andiamo. Dovete avere molta pazienza perché purtroppo il programma di editing YouTube è lento. E quando parlate dovete parlare chiaro, comunque cercando di non incespicare, che è un problema di tanti. Io ho visto anche un video da poco di una persona che quando parla praticamente non si capisce niente, sembra che c'ha le patate in bocca, invece devi essere il più chiaro possibile. Quindi anche se qualcuno ha fatto la dizione, comunque il teatro, YouTube va bene per queste persone perché sanno già come pulsi. Poi l'idea che c'è sotto, già sto facendo un corso che fra qualche giorno lo pubblico, quindi qua vedete molto lento YouTube. Comunque per adesso va bene, quindi posso salvare. Bam. Quindi dovete aspettare qualche tipo 30 minuti e il vostro video alla musica. Quindi vi ringrazio tanto e ci vediamo alla prossima.